scontrano Ipswich contro Avellino. Avellino in maglia classica, strisce verdi e bianche. Ipswich tenuta blu. Ipswich che attaccherà da sinistra verso destra e Avellino che toccherà il primo pallone del match, attaccherà da destra verso sinistra. Subito il primo pallone per Armetano, che però viene riconquistato subito dalla difesa dell'Ipswich. E ha avuto il possesso del pallone, va da De Palma, scambio poi con Armentano, ma pallone riconquistato in mezzo al campo dall'Ipswich. Adesso pallone insidioso e traversa da parte di Chiarucci per l'Ipswich, che ha cercato di passare in vantaggio. Chiarucci, la allontanata dalla difesa dell'Ipswich. Avellino che si ritrova il pallone con Delia in cabina di regia. Armentano, non è buono per De Palma che dribbla un paio di uomini e poi pallone che danza davanti alla linea senza entrare. Adesso Avellino con questo calcio di punizione si presenta a Cocca, c'è lo schema per Delia, pallone murato, Delia e vola Pappagallo a mandare in calcio d'angolo. De Palma in possesso di palla, non è che va da Cocca, torna da De Palma, bella la palla di Delia, domesticata e poi fischia sul palo il suo mancino. Punizione per l'Ipswich in questo finale di primo tempo senza troppe emozioni. Va Carpinera, palla in mezzo, la lisciano tutti e palla che va in fallo laterale. Arbitro che poi mette mano al fischietto e sancisce qui la fine del primo tempo, 0-0. Delia, lancio in profondità per Campanella, fa suo il pallone De Falco, adesso ci pensa Scarpati alla difesa del pallone, ma De Falco da ultimo uomo salva i suoi. Adesso Chiarucci che guarda la porta e fa sibilare il destro alla sinistra del palo. Adesso Avellino in possesso del pallone che lo perde, Simeone lo fa suo, prova l'Ipswich a ripartire ma non ci riesce, allora erra, scambio corto con Delia che ne dribbla uno, limite dell'area Delia. Tornato indietro il pallone, si va da Erra che si divora il gol del pareggio. Allora Avellino, possesso palla, si va da Erra, guarda dentro, trova Delia, va al tiro, la traversa! Poi la deviazione sfortunata di Pappagallo e il tap-in vincente da parte di De Palma che porta il risultato sull'1-1. Curti sul pallone, palla riconquistata dall'Avellino, Armentano va veloce da Campanella, ancora Armentano, possesso di palla, va da De Palma, palla in mezzo! 2-1 Avellino, ha siglato il gol del vantaggio Campanella su assist di De Palma, bella azione dell'Avellino. Non è che c'è una mischia in area di rigore, chiamato un fallo di mano da parte dei giocatori dell'Ipswich. L'Avellino riparte veloce in contropiede, sigla il gol del 3-1. Polemiche in campo, si richiede un calcio di rigore per un fallo di mano in area di rigore dell'Avellino, che l'arbitro però non ha dato e sul contropiede seguente l'Avellino ha siglato il gol del 3-1. Ipswich è costretto a giocare per l'uomo in meno, espulso per proteste. Adesso
adesso Avellino che gestisce con molta calma il possesso, riesce a salire su Campanella che va al tiro. C'è la parata che non basta da parte di Pappagallo e c'è il gol del 4-1 Avellino. L'Ipswich. Adesso ancora l'Avellino che è riuscito a ripartire, c'è lo scavino di Armentano e la palla che finisce sul fondo, insieme al triplice fischio del direttore di gara che manda tutti a casa sul risultato di 5-1 Avellino.